tema è Genova e la mafia. Tu ne hai parlato in maniera molto, con grande passione e commozione, ma anche con cognizione di causa in consiglio comunale. Vogliamo provare a partire da questo, cioè dalle osservazioni che hai fatto e dal pericolo che tu hai paventato della infiltrazione mafiosa a Genova. Allora, io sono preoccupata del pericolo dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel suo complesso, che parte da un presupposto, da una tolleranza quasi condivisa per il non rispetto per le regole, o viceversa, considerare che non rispettare le regole quasi sia un valore aggiunto. Quando, anche per colpa delle amministrazioni che fanno un uso troppo forte delle regole, si verifica questa intolleranza verso le regole, il rischio è che la criminalità organizzata trovi terreno forte, fertile. E quindi in più, il quadro che stiamo vivendo in Liguria, i primi consigli comunali sciolti, il metodo che viene utilizzato spesso, che sulle questioni complesse, complicate, qual è la crisi, il mondo degli appalti, se ne discuta, fra virgolette, un eufemismo, attraverso dichiarazioni sulla stampa e non nelle sedi istituzionali, è un quadro che può far sì che chi ha logiche perverse ma comunque razionali si infiltri in territori che non sono abituati a contrastare questi fenomeni. Il vero problema per la gente è capire come la pubblica amministrazione riesca a garantire che i soldi spesi pubblicamente, quindi derivanti dalle tasse, siano spesi bene. Ecco, quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione? Avere delle amministrazioni capaci di stabilire regole certe, specifiche, tecniche, adeguate, che non si concentrano solo su una legittima scelta del contraente, ma nella capacità di scegliere un contraente affidabile, anche valutando non solo i ribassi offerti, ma la qualità delle prestazioni che mette in gioco, ma soprattutto avendo una capacità di controllare la corretta esecuzione. Uno dei problemi che in Italia c'è è che spesso le stazioni appaltanti, si chiamano così, sono più concentrate nel rispetto delle regole per la scelta del contraente che per invece le regole che sono poste perché l'esecuzione del contratto sia fatta a regola d'arte. Non avere stazioni appaltanti professionalizzate, avere un'eccessiva quantità di stazioni appaltanti, è uno dei temi che in Consiglio Comunale io ho posto con forza, è quello che la centrale acquisti del comune deve fare da stazione appaltante a tutto il sistema delle partecipate. Solo uffici attrezzati con competenze tecniche specifiche che non devono essere solo legali consentono di sapere a monte quello che si vuole ed evitare che nel corso del contratto, della gestione del contratto, il contraente, approfittando di ambiguità o di specifiche non chiare, chieda un aumento per portare a casa il lavoro, il servizio, la prestazione. Quali sono i trucchi che possono essere messi in piedi per evitare i controlli che giustamente tu dici la pubblica amministrazione deve fare? Uno dei trucchi notorio è quello degli accordi che le imprese fanno a monte per ottenere un ribasso medio abbastanza vicino. L'utilizzo del criterio del massimo ribasso col taglio delle ali, che è una delle indicazioni che ho dato, è il sistema, non perché lo dico io, ma lo dice l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia, che si presta più a pratiche collusive.
se in quanto sappiamo che un certo numero di persone in un determinato arco temporale saremo chiamati a presentare un'offerta, troveremo il modo per metterci d'accordo tra di noi, oppure può essere anche un modo non formalizzato, ma si sa che normalmente quella tipologia di appalti all'intorno al 20%, quello che abbiamo verificato, viene aggiudicato. E se questo meccanismo viene utilizzato in una realtà non oggetto di infiltrazione di criminalità organizzata e censurabile, perché comunque non mette le imprese in competizione tra di loro, qualora invece in una realtà cominciano a presentarsi soggetti con certe caratteristiche, l'accordo lo cercano e lo ottengono, ora facendo saltare un mezzo, ora creando un incendio nel cantiere, ora minacciando, e ci vuole ben poco, appunto, quando appunto ci sono degli accordi, di questo tipo, chi è più forte in questi accordi si può introdurre e con la forza imporre Certo. le proprie regole, che non sono regole che sicuramente vanno nella direzione nella qualità dei lavori, dell'occupazione locale o nello sviluppo dell'imprenditoria locale. Quali sono i controlli, che in qualche maniera la pubblica amministrazione può attuare in maniera forte nei confronti, diciamo, della mafia imprenditrice, della mafia cioè che in qualche maniera ricicla i propri guadagni illeciti dentro attività apparentemente Allora, lecite? non frazionare gli appalti, non perché c'è un eccesso di discrezionalità che non vuoi salvaguardare, poi su quello vorrei parlare, ma fare pochi appalti ben consistenti, con squadre tecniche e giuridiche che vanno a verificare, verificare 6, 7, 8 appalti l'anno o 6 o 7, 8 appaltatori l'anno, anziché 50 appaltatori, 50 cantieri, è sicuramente un valore aggiunto. Le risorse della pubblica amministrazione non sono, diciamo, illimitate. Per cui avere pochi appaltatori, ovvero una cordata di appaltatori che si è formata con criteri trasparenti, di cui ci sia uno che faccia da capogruppo, è un modo perché ci si possa concentrare effettivamente sul controllo del cantiere. Controllo del cantiere significa poter verificare se le persone che hanno dichiarato al momento dell'offerta ci siano concretamente, che siano pagati i contributi, che siano rispettati i dispositivi di sicurezza sul lavoro, che non ci siano imprese subappaltatrici che non siano state, che si siano sottratte ai controlli antimafia e che a loro volta si siano rese colpevoli di negligenza nell'esecuzione del lavoro o di evasione contributiva. L'accorpamento delle procedure di appalto consente all'amministrazione di essere più incisiva ed evitare invece di lavorare sulla fiducia, perché magari si ha la sensazione di avere avanti un imprenditore locale a cui magari qualcuno sta imponendo un subappalto o un noleggio di manodopera o di mezzi non proprio. La contiguità nei confronti della mafia. Voglio dire, lo chiedo a te che sei di Messina e hai studiato a Palermo. Ti chiedo cioè se questa contiguità è diversa a Genova o in Liguria o al nord che tu conosci rispetto alla tua terra d'origine. Guarda, io fra l'altro ho studiato sia a Messina che a Palermo. Messina sentivo gli stessi discorsi che sento ancora oggi qui a Genova. La mafia sta a Palermo. La mafia sta a Palermo, non. Lo stesso discorso
L'ho sentito in Lombardia, di fronte allo stesso appaltatore che per una ragione o per un'altra si trovava nella condizione o di essere appaltatore principale o procuratore di un'altra ditta che aveva vinto o subappaltatore di un'altra. Mi ero allarmata, parlo di 4-5 anni fa, e avevo detto che sentivo respirare un'aria già nota, ma mi era stato detto che si trattava semmai di rapporti fra imprese. In effetti, leggendo il rapporto della DIA per la mafia al nord, si dice che appunto negli anni 2004-2012 si è sviluppato il fenomeno. Quindi la contiguità c'è nella misura in cui c'è intolleranza rispetto alle istituzioni, rispetto alle regole. Le regole devono essere semplificate, gli adempimenti burocratici limitati, ma non devono essere aboliti. Che la mafia si introduce appunto in questo malcontento. Sono due parole completamente diverse, la corruzione dalla concussione. Ma quali sono gli strumenti che tu pensi ci possiamo dotare per combattere se veramente questo flagello? Responsabilizzare la struttura amministrativa facendo una netta distinzione fra funzione di indirizzo proprio e controllo proprio della politica e funzione di gestione proprio della politica, evitando contiguità. L'amministratore deve stabilire che vuole fatta una determinata opera pubblica o un determinato acquisto. Non deve poter influire minimamente sulle scelte del dirigente, se non per controllare che tutto è avvenuto nel rispetto delle regole e della qualità. Io, se devo dire la cosa che mi ha più fatto amarezza in questi giorni, quando ho parlato in consiglio comunale di queste cose, ho sentito dire fra i banchi che stavo facendo un discorso politico. La contiguità fra politica e gestione crea questo paradosso. Il dirigente, la politica, il principio di democrazia comporta che il politico deve comunque trovare un consenso e cercare un consenso, negoziare con i propri cittadini. Se si occupa di appalti, è inevitabile che la pressione degli interessi lo porti a dover negoziare sulle regole di trasparenza. Per cui la scelta che il Comune di Genova ha fatto di volere che queste materie siano completamente ed esclusivamente nella sfera di responsabilità del dirigente consente al dirigente infedele di non poter farsi alibi che su quella cosa gliel'aveva detto l'assessore, gliel'aveva detto il politico, gliel'aveva detto il consigliere. Quindi il principio di distinzione è una chiarezza. I consigli, le giunte però devono dotarsi di strumenti di controllo che vanno a verificare, non lasciano solo la dirigenza. Il principio di distinzione non implica che meccanismi di controllo e di monitoraggio Non ci sia, vengano certo. attuate. Per cui la scelta del nostro regolamento prevede che ci sia un osservatorio in cui vengono inseriti tutti i dati e questi dati siano resi noti alla commissione consiliare, alla giunta, agli assessori, ai singoli cittadini, induce appunto, va in quella direzione. Un'altra delle regole principali, che poi fra l'altro utilizzano quelli che combattono sul fronte, la criminalità e questi reati è quella della rotazione degli incarichi. Polizia, carabinieri, finanze, i loro comandanti girano anche territorialmente. Non è possibile che su settori delicati lo stesso dirigente e funzionario stia tutta la vita. La rotazione degli incarichi costituisce un elemento di forza, di prevenzione. La pressione degli interessi può portare qualcuno in un momento di difficoltà ad accettare il regalo, l'invito a cena, si inizia così, per poi arrivare a profferte, a essere ricattato
e arrivare a profferte un po' più ampie. Genova, ma l'Italia in generale può uscire da questo cancro che si avverte essere sempre più forte, sempre più presente? Ce la può fare a una condizione, a non ritenere che questa sia solo materia della magistratura o della polizia giudiziaria, a ridare valore alla sua classe dirigente, a non intimidire la classe dirigente magari accusandola di eccesso di zelo, di protagonismo. Una delle amarezze più grosse che aveva Falcone era quello che veniva accusato di essere troppo protagonista. E nell'investire e non avere timidezza a parlare di questi argomenti pensando che sia una questione degli altri. A non avere paura a segnalare se la disfunzione avviene a causa dell'inerzia o legislativa o organizzativa di un altro ente, per non avere paura di essere accusati di avercela con la regione. Ad esempio, una delle cose che mi ha ferito in questi giorni è che io dicevo che appunto l'osservatorio degli appalti istituito con legge regionale non era ancora funzionante. Non era una polemica con la regione, era una richiesta d'aiuto a un soggetto che è preposto dall'ordinamento. Tutto viene trasformato in politica spesso, quindi ce la si può fare se si pensa che amministrare regione, provincia, comune sia appunto amministrare, e amministrare significa a volte anche farsi qualche nemico, qualcuno che non ti dà il voto perché stai toccando un determinato interesse. E magari esaltare l'indipendenza e l'autorevolezza delle strutture che non devono invece rispondere al singolo elettore. Io penso che il principio della distinzione, la rotazione negli incarichi, ancorché ancorata a criteri di trasparenza, noi i dirigenti ruotano ogni 3 anni, i posizionati ruotano ogni 2 anni, qualcuno titola ancora oggi si tagliano le teste, no, si ruota, non puoi stare tutta la vita all'ufficio appalti, non puoi stare tutta la vita all'ufficio ributi, non puoi stare tutta la vita a fare la responsabile di quella struttura, non fosse altro che gli interessi forti si appropriano delle tue fragilità, delle tue negligenze, quello che normalmente avviene insomma nel percorso professionale di qualcuno, e ti fanno diventare prigioniero degli interessi stessi. Io penso che c'è un ritardo storico, perché di questi argomenti non ne sento mai parlare. Fernando Dalla Chiesa, che abbiamo intervistato, nel suo ultimo libro dice che non c'è bisogno di eroi, ma c'è bisogno di partecipazione. Io credo che sia una cosa molto vera, detta dal figlio del generale Dalla Chiesa. Io credo che il vero problema sia che soltanto con una partecipazione e un consenso a ciò che tu hai detto, diffuso, forse si riesca a vincere questa battaglia. Cosa ne pensi? Penso proprio che la cultura della legalità, come la cultura dei doveri dei lavoratori pubblici, deve essere messa al centro dell'attenzione. Purtroppo anche fra coloro che sono strenui difensori dei diritti di tutti, spesso si sconosce che i diritti di tutti, degli utenti, dei cittadini, sono garantiti se al centro c'è il dovere di chi dai cittadini viene pagato. Se non facciamo questo passaggio culturale di fare diventare materia di tutti, cioè per prevenire la mafia degli appalti, perché i costi non si gonfiano, perché la qualità dei servizi che forniamo, ci vuole il lavoro dei nostri dipendenti, dei nostri collaboratori, di noi tutti, ci vuole metterci la faccia di tutti. Ecco, qualche convegno in meno su come si combatte giudiziariamente la criminalità organizzata, qualche incontro in più da quello, su quello che noi pretenderemmo che sia giusto che noi facciamo per i cittadini che ci pagano, forse porterebbe anche a aumentare i livelli di partecipazione.